Porta in Sicilia vive due velocità, va a due velocità. Una che è quella del sistema sportivo siciliano, che consegue grandi successi, fornisce al mondo dello sport italiano grandi campioni, e poi c'è l'altra faccia, quella che invece è una faccia storica della Sicilia, quella dei ritardi nelle infrastrutture. Siamo l'ultima regione d'Italia per impianti sportivi, Palermo è una provincia disastrata dal punto di vista sportivo, e anche le risorse sono assolutamente scarse rispetto alle esigenze di un territorio così vasto, così ampio come la Sicilia, peraltro un po' fuori dai giri internazionali, per cui qualunque atleta vuole intraprendere un percorso sportivo si deve spostare, deve affrontare trasferte molto lunghe, quindi bisognerebbe pensare a un progetto più di sistema. Questa è la realtà dello sport siciliano, ma noi da inguaribili ottimisti guardiamo ai grandi risultati, al grande volontariato che sta dietro questa famiglia, che conta in Sicilia circa 2 milioni di praticanti, per cui numeri importanti per una realtà che muove l'economia, il turismo, e anche dal punto di vista sociale fa tanto per i giovani di questa terra.